Sì, intervengo per esprimere parere favorevole a questa mozione, sono sottoscrittore. Certo, bisogna sottolineare che, come al solito, anche la consigliera Saita prima ricordava che sono stati fatti due passaggi in modo parallelo, non si è parlati tra pubblica amministrazione, quindi ancora stiamo rincorrendo ancora una volta la scarsità di programmazione. Queste ONLUS, queste associazioni, soprattutto i paesi che ne beneficeranno, hanno bisogno quanto prima di questi beni. Sarebbe stato meglio intervenire con una giusta programmazione. È un anno e mezzo che è stato dismesso ormai l'ospedale, tra l'altro è già stato ceduto e pare che si interverrà inserendo l'Accademia della Guardia di Finanza al più presto, quindi c'è anche una necessità di smobilitare questi beni. Quindi parere favorevole, sottolineando ancora una volta che la scarsa programmazione crea delle difficoltà sia per chi deve ricevere questi beni sia per chi deve riprogrammare l'utilizzo degli spazi che sono stati dismessi. Grazie. Chiedo a nome mio, del consigliere Buffagni, del consigliere Casalino, del consigliere Fiasconaro la votazione per appello nominale. Grazie.